Dunque, io ricordo l'ultima lezione che tenni qua, avevo anche una certa tosse sospetta nel febbraio del 2020 e parlai di una sinfonia, la settima sinfonia di Shostakovich, parlando dei rapporti di forza che c'erano fra il compositore di Leningrado e Stalin. E quella sinfonia famosissima che poi girò per tutto il mondo celebrava la resistenza della città di Leningrado all'invasione tedesca. Allora mi è parso di buon auspicio, o comunque diciamo elegante, ripartire da un'altra sinfonia famosissima. Anche perché quando a luglio mi è stato chiesto di occuparmi della cosa non sapevo cosa dire, allora ho sparato un titolo che riguardava qualcosa che amo e che conosco bene, cioè una sinfonia di Beethoven, la terza. Terza che, come chi segue e ama la musica classica ben sa, porta oggi il titolo di sinfonia eroica ed è una, probabilmente dalle ricerche che ho fatto, una sinfonia a cui sono più dedicate più pubblicazioni e addirittura un intero film prodotto dalla BBC. Questo non è un caso, perché la terza di Beethoven, che fu composta proprio nei primi anni dell'Ottocento, arrivò in un'epoca, come diceva qualcuno all'epoca, cioè nella fattispecie il mio amico Pietro Verri, viviamo in un'epoca grande. L'epoca grande era quella della Rivoluzione francese, dei fatti che seguirono, dell'invasione dell'Italia alla fine del Settecento da parte delle truppe del generale Bonaparte, e qui invece siamo proprio nei primi anni quando Napoleone era il primo console. E in quel periodo che Beethoven concepì una sinfonia che era completamente nuova rispetto alle produzioni musicali precedenti. E merita veramente di essere considerato, ci sono dei libri che la chiamano la prima sinfonia romantica, la prima sinfonia moderna e così via, la prima di qualche cosa. Sicuramente un'opera spartiacque, perché oltre a fare quello che facevano, anzi supera quello che facevano gli autori, le sinfonie precedenti, c'è una ricerca di una perfezione formale, si riempie invece di contenuti che sono extra musicali, e questa sarà la caratteristica delle successive opere di Beethoven, ma anche di moltissime altre opere di altri compositori, fino ai, possiamo dire, giorni nostri. Sicuramente Shostakovich, quando scrisse la Settima Sinfonia, era carica di elementi extra musicali. Molti compositori ebrei che erano rinchiusi nei campi di concentramento scrissero delle opere che tuttora vengono state riscoperte ed eseguite, erano anche quelle cariche di contenuti extra musicali. Anche molte delle canzoni moderne, soprattutto ricordiamo quelle degli anni 60, 70, sono cariche di contenuti extra musicali. E quindi diciamo che con questa sinfonia si rompe veramente qualche cosa, c'erano casi prima, ma qui diventa quasi un obbligo per il compositore, per l'artista, di occuparsi di qualcosa non solo a livello celebrativo, ma anche a livello di riflessione, produrre un'opera d'arte che sia una riflessione dei fatti della storia contemporanea. Al tempo della composizione di quest'opera, circa Beethoven la concepì intorno al 1802, comunque sicuramente 1803. La storia aveva, come sappiamo, imboccato da qualche anno delle vie che prima erano del tutto impensabili. Era caduto, o comunque si riteneva stesse per cadere di lì a poco, cosa che di fatto avvenne, l'ancien régime, cioè quel sistema politico che dai tempi di Carlo Magno in poi aveva caratterizzato la politica e l'economia e l'amministrazione europea. Però con Bonaparte, con l'arrivo di Napoleone, le cose cambiarono. Le armate francesi non avanzavano più sotto i simboli dei monarchi, ma sventolavano il tricolore della Repubblica francese.
Beethoven, che credeva negli ideali di innovazione dell'umanità, di sviluppo dell'umanità, accolse come tantissime altre a quel periodo l'avanzata e le vittorie di Napoleone come il segnale di un cambiamento, di una situazione politica, addirittura direi antropologica, che era diventata insopportabile per tutti coloro che perseguivano degli ideali di libertà. Diciamo che da un punto di vista personale, Beethoven all'epoca della composizione risiedeva a Vienna già da qualche anno, ma lui era nato e cresciuto a Bonn, che era una piccola corte nella quale circolavano questi ideali già dai tempi della Rivoluzione francese. C'era una nobiltà molto curiosa delle novità, quindi gli erano arrivati questi ideali appunto di libertà, uguaglianza, fraternità e anche, perché no, una certa di repubblicanesimo, per quanto poi Beethoven fosse sempre stato, sia sempre stato un po' sovvenzionato dai mecenati nobili. Ma appunto l'avanzata di libertà che secondo quella che molti in Europa pensavano portata da Napoleone, questa onda di libertaria, era qualcosa che colpì Beethoven come tanti altri. Napoleone era primo console e con questa definizione Beethoven vedeva in lui l'ultimo rappresentante di una tradizione che risaliva all'antica Repubblica Romana, ovviamente una Repubblica Romana antica idealizzata. Questa sinfonia quindi dice: questa è un'epoca grande, c'è un uomo grande, facciamo una grande sinfonia. Infatti si intitolò, come scrisse sul frontespizio che si conserva ancora, Grande Sinfonia a Bonaparte, quindi dedicata a lui. Dal punto di vista compositivo è veramente una sinfonia diversa, cambiano le dimensioni dell'orchestra più grande, cambiano la lunghezza, praticamente il doppio delle sinfonie classiche, cambia anche l'uso dei temi musicali di una potenza che fino ad allora era del tutto inimmaginabile. Beethoven aveva veramente una mente grande anche lui e riuscì con questa sinfonia a interpretare lo spirito dei suoi tempi. È una maestosità quella della sinfonia a Bonaparte, come si chiamava allora, che non è una magniloquenza, descrive lo spirito di un'epoca, descrive il protagonista di quell'epoca che tuttora noi oggi chiamiamo l'epoca napoleonica, non a caso. Beethoven quindi era in quel tempo, nel 1803, dominato dal fascino dell'eroe di questa nuova era. La Francia era chiaramente il nemico, lui viveva a Vienna, capitale dell'impero, in un'area germanica, quindi sede delle coalizioni che poi si erano poste a varie ondate contro il nemico francese. Ma la Francia non era il nemico, la Francia era la culla della nuova libertà e Napoleone ne era l'apostolo, quindi Bonaparte era il liberatore dei popoli oppressi e così come Beethoven tanti altri vedevano la figura del primo console. In quel periodo Napoleone aveva già iniziato da anni la lunga serie di guerre sanguinose contro le potenze dell'Ancien Régime. E proprio in quegli anni, 1803-1804, queste potenze erano state, metto un timer così mi fermo quando ho esagerato, ho sbrodolato troppo. Scusate. Allora, Beethoven concepì in quel periodo c'erano stati degli accordi di pace a cui erano state costrette le varie potenze dell'Ancien Régime e quindi molte persone in Europa pensavano che sarebbe stato il prodromo di una fine pacifica dell'Ancien Régime, al quale non avrebbero potuto far altro che seguire delle riforme in senso, se non propriamente repubblicano, sicuramente rispettose della libertà e dell'uguaglianza delle persone, dove ovviamente la nobiltà non avrebbe più avuto i privilegi che aveva avuto fino ad allora.
È chiaro che l'avanzata delle truppe francesi era frutto sia dello spirito dei soldati che la combattevano non per un monarca, ma per la propria nazione, per se stessi, per il commilitone che era di fianco, per la famiglia di francesi, ma anche e soprattutto per il generale. Bonaparte era visto come il vero eroe, quello che noi oggi possiamo chiamare eroe romantico, all'epoca non c'era ancora completamente questa idea. Era l'eroe della libertà e dei diritti dell'uomo, quindi chi seguiva Napoleone seguiva anche questi ideali. Beethoven non ha mai avuto uno spirito giacobino, cioè non è mai stato uno che voleva decapitare la nobiltà, ma gli era sempre, fin da ragazzo, gli era chiaro che le gerarchie sociali non erano gerarchie reali, non erano vere, non erano gerarchie di sangue, tanto che Beethoven, che aveva una personalità molto spiccata, pose sempre se stesso in quanto artista allo stesso livello dei nobili, se non addirittura a un livello spirituale superiore a quello dei nobili. Essere mecenate di Beethoven era difficile, veniva voglia di mandarlo a quel paese, ma anche lui era oggetto di adorazione da parte di chi lo finanziava. Non è quindi un caso che Beethoven, che considerava se stesso uno spirito grande, riconoscesse in Napoleone qualcuno che gli era affine. A questo proposito è interessante vedere che Beethoven, come ho detto, non fu il solo a riconoscere la grandezza di Napoleone. Pochi anni dopo, nel 1806, Hegel era a Jena subito dopo la vittoria che le armate napoleoniche avevano raccolto vicino alla città tedesca. La battaglia di Jena fu uno dei capolavori militari di Napoleone e sconfisse l'esercito prussiano che era considerato fino allora praticamente imbattibile. Hegel, che era coetaneo di Beethoven, 1770, di un anno più giovane di Napoleone, 1769, risiedeva a Jena, proprio a Jena, ed era impegnato alla stesura del suo capolavoro filosofico, cioè la Fenomenologia dello Spirito. Subito dopo la battaglia di Jena arrivò Napoleone in città e Hegel lo vide e ne rimase anche lui affascinato. Scriveva infatti a un amico, Nietzsche Hemmer, che fu suo amico e corrispondente per tutta la vita praticamente, in data 13 ottobre 1806. Ho visto l'imperatore, già imperatore Napoleone, questa anima del mondo uscire dalla città per andare in ricognizione. È davvero una sensazione meravigliosa, scritto questo da uno che era del popolo sconfitto, è una sensazione meravigliosa vedere un uomo siffatto che, concentrato qui su un punto, seduto su un cavallo, si protende sul mondo e lo domina. Da giovedì a lunedì, i giorni della battaglia, i progressi così grandi sono stati possibili solo grazie a quest'uomo straordinario che è impossibile non ammirare. Questa frase scritta da Hegel è spesso riassunta nella formulazione: ho visto lo spirito del mondo passare a cavallo. È noto che la fenomenologia dello spirito può essere considerata un riscontro filosofico, una riflessione nei termini filosofici di Hegel estremamente complessi, degli esiti della Rivoluzione francese. E così, allo stesso modo, la grande sinfonia a Bonaparte di Beethoven rappresenta la presa di coscienza da parte dell'arte, della musica in particolare, dell'arrivo di una nuova era. È chiaro, è un'arte che riflette, non è un'arte che celebra, come ad esempio i quadri di David che rappresentavano Napoleone, o in figura un po' più scettica le statue di Canova.
Questa la Sinfonia Bonaparte non è appunto encomiastica, non è celebrativa, ma traspone in chiave artistica, in chiave musicale, la meraviglia in senso aristotelico dello Zaumazen, la sorpresa, qualcosa che sconvolge e impone una riflessione di fronte al manifestarsi di una nuova fase della storia dell'umanità. E di quel personaggio, Napoleone, che di questa nuova fase della storia è l'incarnazione. Non è un caso che Beethoven provasse una fascinazione per questo tipo di figura. Beethoven fin dagli anni giovanili, dalle sue letture classiche, era uno studioso sicuramente, fu sempre affascinato dalla figura di Prometeo. Era Beethoven un libertario e Prometeo era l'incarnazione mitica di colui che liberò l'umanità, cioè colui che rubò il fuoco agli dèi per darlo agli uomini. Tanto che Beethoven nel 1801 dedicò su questa versione del mito il suo unico balletto, cioè Le creature di Prometeo. Però Napoleone è ben presto, Beethoven comprese, non era un titano venuto a illuminare il mondo degli uomini. Infatti presero una piega che deluse, addirittura sconvolse Beethoven. Il giorno 18 maggio 1804, infatti, il Senato proclamò Bonaparte l'imperatore dei francesi. E contrariamente a ciò che fece Giulio Cesare, Napoleone accettò questa carica. Tanto il 2 dicembre dello stesso anno Napoleone si autoincoronò, come sappiamo, imperatore dei francesi in una cerimonia addirittura religiosa tenutasi nella cattedrale di Notre Dame di Parigi, alla presenza del Papa che era stato lì portato obtorto collo per assistere a questa autoincoronazione. Ah, non è vero che prese la corona dalle mani del Papa e se la mise, no, Napoleone aveva già deciso, il cerimoniale era già deciso, cioè che Napoleone si sarebbe autoincoronato. Dunque, nel maggio del 1804, appresa la notizia della nomina a imperatore accettata da Bonaparte, Beethoven andò su tutte le furie, era uno che ogni tanto eccedeva in attacchi di ira. Quindi comprese che Napoleone non era l'eroico liberatore del genere umano, ma un despota comune, cioè un borghese tutto sommato, quale era, la cui aspirazione non era costruire un mondo nuovo di uomini liberi e uguali, bensì e diventare lui stesso imperatore, quindi entrare con la forza delle armi nella gerarchia dell'antico regime. Beethoven quindi strappò il frontespizio della composizione. Non è vero che la strappò tutto, come dicono certe versioni, strappò solo il frontespizio e cancellò, c'è ancora conservata la prima pagina della sinfonia dove fu grattato via il nome a Bonaparte. Quindi, e su qualche settimana dopo, il 9 giugno del 1804, la sinfonia fu eseguita privatamente, addirittura in un palazzo di un nobiliare del principe von Lobkowitz. E questo accadde meno di un mese dopo la nomina imperiale di Napoleone e già la sinfonia non si intitolava più a Bonaparte. La sinfonia non aveva in quel momento nessun titolo. La prima esecuzione pubblica fu il 7 aprile del 1805, cioè qualche mese prima che Napoleone conquistasse Vienna e vincesse poi, questo avvenne a novembre, entrò a Vienna a novembre, e vinse la terza coalizione alla battaglia di Austerlitz nel mese di dicembre. Tra questi due tragici eventi, così per la cronaca, cioè la presa di Vienna e la battaglia di Austerlitz, Beethoven mise in scena per la prima volta a Vienna il Fidelio, una sua
unica opera lirica che aveva tema non solo l'amore coniugale, come dice il sottotitolo, ma anche la libertà politica. E quest'opera andò in scena davanti a una platea composta esclusivamente da ufficiali e soldati francesi, perché i viennesi avevano paura di uscire di casa. L'opera fu un parziale insuccesso perché il pubblico non capì assolutamente che cosa, parto l'opera in tedesco, quindi insomma non capì che bene di che cosa stava parlando quell'opera lì. Comunque Beethoven rimase molto colpito da questa invasione francese, ma ancora prima era rimasto colpito dal fatto che Napoleone avesse accettato di incarnare l'odiata figura di un monarca dell'antico regime. Per completare la storia della terza di Beethoven e passare a qualche altra riflessione, vediamo a che punto siamo. Ok. Ricordiamo che nel 1806 questa sinfonia assunse, quando fu pubblicata, cioè quindi a stampa, fu pubblicata finalmente col titolo che conosciamo noi oggi, cioè Sinfonia eroica, sottotitolo, composta per festeggiare il sovvenire di un grand'uomo in italiano. E la dedica al principe di Lobkowitz che aveva ospitato la prima esecuzione. Allora ci si chiede chi sia questo grande uomo, ci sono pagine e pagine e pagine di studi che ne parlano. Qualcuno dice che sicuramente era il principe di Lobkowitz, ma lo ritengo io personalmente piuttosto improbabile. E di certo il grand'uomo non è Napoleone, perché sappiamo che era caduto in disgrazia presso Beethoven. Ci sono alcune caratteristiche però che qui mi sono divertito io ad analizzare, che illustrano la natura di questo grand'uomo. Questo grand'uomo che è qualcosa di diverso dall'eroe guerresco da cui era partita l'ispirazione. Certo, c'è un primo movimento della sinfonia, le sinfonie classiche di cui comunque l'eroica è erede, hanno quattro movimenti. Il primo momento è un momento monumentale, che è la descrizione dell'eroe, delle sue battaglie, che però non si presenta con l'andamento di una marcia maestoso, di una marcia trionfale, ma ha la forma di un rutilante tre quarti, uno spirito della lotta, piuttosto anche per certi versi giocoso anche, oltre che è consapevole di stare cambiando il mondo. Il secondo momento della sinfonia è la cosa più sorprendente, per l'epoca fu sorprendente, cioè una marcia funebre. Perché la marcia funebre? Perché il destino dell'eroe classico, dell'eroe della mitologia, dell'eroe appunto dei libri di epica cui tuttora i nostri ragazzi di prima media studiano, è destinato inevitabilmente a morire. Se l'eroe non muore di morte fisica, meglio se in battaglia, deve ritirarsi dal mondo. L'eroe vero non resta nel mondo, muore o si ritira. Oppure, come è il caso di Beethoven, la morte dell'eroe coincide col suo abbassamento dalla dimensione del mito alla dimensione puramente umana. Il quarto movimento nel finale è anche quello, presenta un carattere qualcosa di interessante, perché torna uno dei temi, il tema probabilmente più bello, più riconoscibile, del balletto Le creature di Prometeo, e che è già stato ripreso altre volte da Beethoven, e che da qui in poi verrà chiamato il tema eroico di Beethoven, un tema semplice che però si presta a delle variazioni che via via verso il finale della sinfonia si fanno monumentali. Questa ripresa del tema di Prometeo non è a mio parere casuale, ma dimostra l'ideale dell'eroe secondo Beethoven, ma anche secondo una certa tradizione romantica, che non è solo il guerriero che sconfigge il nemico e distrugge, ma anche colui che porta l'umanità
una nuova luce. Questa nuova luce può passare attraverso una lotta che può essere anche una lotta spirituale, una lotta ideale, non è necessario uccidere uomini e distruggere città. L'idea, l'eroe di Beethoven è un eroe che deve combattere per portare nuove idee. Queste nuove idee hanno la forza e la potenza del fuoco di Prometeo. Negli anni successivi Beethoven compose altre opere di argomento napoleonico, ma celebravano le sconfitte del generale francese, che quindi dunque fu per lui, come scrisse Manzoni nel 5 maggio, qualcuno con cui aveva un rapporto di inestinguibile odio e indomato amore. Quindi il grande uomo che deve sovvenire, come era scritto nel frontespizio della sinfonia, è probabilmente una figura ideale destinata a non incarnarsi mai, o al limite incarnarsi nell'artista, probabilmente, forse anche Beethoven stesso. Il vero eroe dunque è colui che reca la luce al mondo. E questa lotta, che è prometetica, è tanto più importante e gloriosa in quanto l'eroe è consapevole della inevitabilità, della necessità della propria fine, della propria morte. Wagner nel 1870 scrisse un saggio dedicato a Beethoven e diceva, si chiude con queste parole: l'uomo che fa beato il mondo è più grande di colui che lo conquista. E questa è una pietra che dice che Beethoven era più grande di Napoleone e probabilmente Wagner era più grande di Guglielmo I, che aveva appena sconfitto e annientato la Francia a Sedan. Quindi l'artista riconosce l'artista come superiore al guerriero. Nella genesi della sinfonia eroica trovo quindi un esempio perfetto della reazione dell'intellettuale al fascino della guerra e degli eroi della guerra. E quindi un'adesione mistica che in un primo momento la figura dell'eroe può suscitare nell'intellettuale, nell'artista. C'è una caratteristica però appunto dell'eroe a cui ho appena fatto accenno, cioè l'eroe non può sopravvivere alle proprie imprese. Per quanto sia stato grande anche l'impulso di Napoleone nel realizzare opere di pace, cioè monumenti, il codice napoleonico e così via, la sua ibris, tracotanza di uomo di guerra, di uomo d'armi, lo portò a volere assurgere al trono. E questo gli costò la perdita del favore di Beethoven, nel dire, degli dei, direbbero gli antichi, possiamo dire del dio Beethoven, che era ormai consapevole che l'eroe rimane una figura ideale e difficilmente può realizzarsi nella realtà e soprattutto non può realizzarsi come tale con lo strumento della guerra. Silenzio perché arriva una seconda parte. Resto nel campo dell'arte e precisamente a un'altra rappresentazione artistica della storia, per certi versi affine a quella di Beethoven, c'è una riflessione post bellica. Andiamo indietro in un'altra epoca e in un altro impero. E l'opera a cui voglio fare accenno è una tragedia di Euripide che si intitola Le Troiane, che fu messa in scena ad Atene nel 415 a.C. La tragedia, come saprete, molti sapranno che hanno letto Euripide, si svolge nella città di Troia appena sconfitta e occupata dagli Achei. Tutti i maschi adulti, tutti i troiani adulti, sono stati uccisi, mentre le donne e i bambini stanno per essere portati via in schiavitù, chi tirato a caso e chi invece le donne più importanti della città, scelte dagli eroi più forti fra gli Achei. Vengono compiute anche degli atti terribili, una figlia di
di Priamo viene uccisa sulla tomba di Achille, e il piccolo Astianate, figlio di Ettore Andromaca, viene buttato giù bambino dalle mura per evitare che un giorno possa vendicarsi degli Achei che hanno sconfitto e distrutto la sua stirpe. Poi si svolgono dibattimenti, uno lungo sulle responsabilità della guerra, in particolare tra Ecuba ed Elena e così via. Alla fine Troia viene data alle fiamme e gli eroi portati via. In questa tragedia, che pure fu molto apprezzata, tanto che arrivò al secondo posto nei vari concorsi di teatro che si tenevano ad Atene, c'è poca azione, ma non mancò di colpire la coscienza degli spettatori di Atene. Nelle troiane cade infatti il velo del mito, cioè gli eroi della tradizione omerica, esempi di virtù molto amati da tutte, perdono la loro aura di nobiltà per svelare la loro crudeltà e la bassezza di uomini, così come il mito cede il passo alla storia. Le donne troiane mantengono la dignità dei vinti, mentre i vincitori greci non mostrano alcuna pietà e sono rappresentati come degli aguzzini bestiali. Questo può essere una variazione sul mito, ma in realtà era una rappresentazione di stringente attualità, perché Euripide si riferiva in modo anche coraggioso, lui non era ateniese, era di Salamina, quindi l'isola lì di fronte, a un fatto recente che aveva colpito l'opinione pubblica di Atene, cioè i cosiddetti fatti di Melo, di cui narra anche Tucidide nella sua opera La guerra del Peloponneso. Nel 416, quindi l'anno prima, qualche mese prima di questa rappresentazione, durante l'annosa, quasi infinita guerra contro Sparta, Atene aveva chiesto all'isola, anzi intimato agli abitanti dell'isola di Melo, oggi Milo, quella della Venere, di aderire alla Lega dell'Ioattica, sottomettendosi così alla dominazione di Atene. I Meli, gli abitanti di Melo, avevano rifiutato perché era una colonia spartana, cioè erano stati fondati molti secoli prima da Sparta, e perché erano indipendenti, e dicevano, da 800 anni. Quindi noi siamo indipendenti e non vogliamo entrare nella sfera di dominazione di Atene. Avevano però offerto ad Atene la loro neutralità nella guerra e la possibilità di intrecciare rapporti di amicizia e commerciali con Atene. Gli ateniesi invece non accettarono queste offerte, anzi proprio le ridicolizzarono, perché temevano che un atteggiamento troppo morbido verso Melo potesse dare un'impressione di debolezza sia agli alleati sia ai nemici. Per cui attaccarono l'isola che aveva rifiutato di sottomettersi, ammazzarono tutti i maschi e portarono via come schiavi donne e bambini, cioè esattamente la situazione, e poi diedero alle fiamme tutto e la città fu ripopolata da ateniesi. Cioè esattamente la situazione che Euripide mette in scena nelle Troiane. Il sacco di Melo aveva quindi sconvolto la coscienza ateniese e generato numerosi interrogativi. Pochi mesi dopo, appunto, con questi fatti che già avevano turbato gli ateniesi, Euripide li buttò addirittura sul teatro. Davanti agli stessi autori di questo saccheggio, di questo massacro, e quindi riproponendo a Troia la stessa situazione di Melo. Con questa tragedia egli chiedeva agli ateniesi di assumere il punto di vista delle donne di Sparta, che erano le stesse situazioni, donne di Melo, e da questo punto di vista ricavare un giudizio sui fatti recenti che non fosse viziato dalla propaganda ateniese. Tucidide, che racconta da un altro punto di vista questo episodio, racconta il dialogo tra gli ambasciatori di Atene e i governanti di Melo, cioè il momento in cui gli ateniesi impongono a Melo di diventare
sudditi di Atene, dell'impero ateniese. Tucidide scrive qui proprio un vero e proprio dialogo teatrale che è molto diverso da tutto il resto della guerra del Peloponneso. Probabilmente si ritiene che questo dialogo fosse stato scritto in precedenza, inserito poi nella guerra del Peloponneso, perché ha proprio dei caratteri di opera teatrale, un dialogo. In questo dialogo gli ateniesi vengono i rappresentanti di Atene, cioè gli ambasciatori di Atene, vengono messi in scena come arroganti, crudeli e del tutto sordi a qualsiasi argomentazione dei Meli. In pratica esigono una sottomissione immediata, incondizionata. I Meli, come abbiamo visto, storicamente accade, invocano giustizia, si rifiutano di cedere e invocano, qui nel dialogo messo in scena da Tucidide, la giustizia degli dèi, cioè la giustizia di cui gli dèi sono garanti, e dikaion, la parola greca. Gli ateniesi rispondono che quel tipo di giustizia, la giustizia giusta, potremmo dire così, può essere praticato solo da chi, o trattato solo da chi possiede una forza pari. Se c'è una parte forte e una parte debole, il dikaion non ha luogo e bisogna applicare una legge universale, cioè un nomos, mi piace questo termine, che prevede che chi ha più forza la deve usare e sottomettere l'altro. Quindi è la celebre tesi di Trasimaco che è presente si legge nel primo libro della Repubblica di Platone, cioè la giustizia è la volontà del più forte. Tucidide narra i fatti di Melo in modo volutamente fazioso, perché lui comunque era un membro dell'aristocrazia. Dell'aristocrazia ateniese, Tucidide era ateniese e aristocratica. Gli ambasciatori che lui mette in scena, cattivissimi, sono membri della fazione democratica che deteneva il potere in quel periodo, ai tempi della guerra del Peloponneso. E quindi Tucidide vuole mettere in scena e evidenziare l'ipocrisia e l'ideale dell'imperialismo, ideale imperialista, presente nella mentalità del demos, cioè del popolo ateniese. Come dire, noi aristocratici queste cose sono superiori. Il demos invece è desideroso di guerra, di preda, di rapina e di potere. In realtà i fatti si svolsero in modo diverso vi invito alla lettura di un testo di uno storico americano, si chiama Michael Walzer, Guerre giuste e ingiuste, un discorso morale con esemplificazioni storiche, pubblicato dalla Terza, un libro bellissimo e a parer mio imprescindibile in qualsiasi discorso che si voglia fare sulla guerra giusta, guerra ingiusta. Nella realtà storica, infatti, non fu la fazione democratica a decidere la distruzione di Melo. Quel dialogo fra gli ambasciatori ateniesi e i rappresentanti politici Melo non avvenne mai. La decisione della distruzione di Melo fu presa invece ad Atene, davanti all'assemblea, in seguito alle pressioni di uno dei leader di Atene, un leader peraltro aristocratico, cioè Alcibiade, cioè quel famoso Alcibiade di cui si parla nel simposio di Platone, allievo di Socrate, ma di cui Socrate mai si fidò, perché non ne comprendeva l'ambiguità di fondo. Alcibiade poi tradì anche Atene in seguito e andò a Sparta, poi tornò, insomma, è un personaggio veramente molto ambiguo. E per un certo periodo, cioè l'epoca dei fatti di Melo, era considerato come il successore politico di Pericle, che era morto tempo prima. E fu proprio lui a chiedere all'assemblea degli ateniesi e non alla popolazione di Melo la distruzione dell'isola, il massacro degli abitanti, perché affinché alleati e nemici fossero consapevoli della forza di Atene e della sua volontà di esercitarla sempre e comunque, perché questo è lo spirito, il vero spirito della guerra, morte e distruzione del nemico.
Mero oppose una tenace resistenza perché sperava che Sparta, di cui era una colonia storicamente, aiutasse, ma Sparta era in quel periodo troppo debole e preferì poi non intervenire suscitando una guerra più grande, preferì restare sulle sue. E così Atene conquistò Melo, compì un massacro e una distruzione che però ad Atene arrivò e segnò la coscienza, perché un fatto del genere non aveva precedenti. Era capitato altre volte che se quei paesi satelliti, isole satelliti si fossero ribellate, ma mai si era arrivati alla distruzione totale, così come avevano fatto gli Achei a Troia. Dunque, ho fatto ricorso a due casi artistici, la terza di Beethoven e le troiane di Euripide, e li ho accostato in un modo che definirei dialettico, perché colgo in entrambe delle opere degli atteggiamenti che ricorrono nella riflessione degli intellettuali quando si parla di guerra. In primo luogo, quando si pensa alla guerra esiste una sorta di necessità di individuare, perché no, anche di venerare l'eroe. Di contro poi si presenta l'obbligo morale di demistificare la natura dell'eroe riportandolo alla sua dimensione umana. La guerra può essere affascinante in certi casi, perché è una sorta di fucina degli eroi, dalla guerra vengono fuori gli eroi. Libro di epica di prima media. Tuttora oggi veniamo educati a questo, cioè lì nei poemi omerici gli eroi vengono fuori dalla guerra, che è una condizione umana estrema in cui l'eccezionalità dell'individuo si manifesta. Quindi l'eroe però cade, non tanto quando muore, perché la morte dell'eroe, come la morte di Ettore, lo porta alla dimensione eterna del mito, la morte di Sigfrido, così via. L'eroe cade quando viene riconosciuto come un eroe comune, cioè come un uomo comune, quando non è più un eroe, quando è una persona come gli altri, quando nel mondo reale tutto quello che l'epica ci racconta viene a mancare e a cadere. L'uomo può essere un eroe, ma poi diventa sempre ambizioso, avido di conquiste e di saccheggio. E quando scopre di possedere la forza, quella che i greci chiamavano Kratos, non esita a utilizzarla per sottomettere gli altri, così come il bravo Alcibiade aveva invocato di fare contro Melo. La maschera dell'ideale quindi è strappata e, come direbbe Lucrezio, eripitur persona, manet res, rimane la verità. Quindi la narrazione che rende l'uomo un eroe non regge alla prova della realtà demitizzata. La domanda allora è: ma è possibile che qualcuno, che un uomo, un eroe, sia davvero lo spirito del mondo, come per un breve attimo poi si era ravveduto Hegel aveva pensato? La risposta non la do io, ma la dà Theodor Adorno, filosofo della scuola di Francoforte, tedesco, ma ai tempi della Seconda Guerra Mondiale residente negli Stati Uniti. E la risposta la diede ai tempi in cui Londra era colpita dalle V2, i missili, le bombe volanti di Hitler che venivano lanciate sulla città. E Adorno non aveva ancora saputo dei campi di sterminio e non aveva ancora visto la bomba atomica. Allora, diceva Adorno, se la filosofia della storia di Hegel avesse incluso anche il nostro tempo, le V2 hitleriane avrebbero trovato il loro posto vicino a tutte quelle immagini scelte da Hegel per rappresentare lo spirito del mondo, Alessandro Magno, Cesare, Napoleone. Eppure le V2, scrive Adorno, così come il fascismo, sono lanciate concretamente, ma sono allo stesso tempo senza un volto. Come il fascismo, uniscono la massima perfezione tecnica alla cecità assoluta. Come il fascismo, suscitano il massimo terrore, ma sono perfettamente vane.
Ho visto lo spirito del mondo, aggiunge ancora Adorno, ma non è a cavallo, lo spirito del mondo è alato e non ha una testa. E questa mia visione dello spirito del mondo confuta tutta la filosofia della storia di Hegel. Dunque, dice Adorno, l'arma tecnologica, senza un volto, senza un'anima, senza un'umanità, non può incarnare lo spirito del mondo. E però, come ho sostenuto fino ad ora, neanche l'eroe incarnato può rappresentare lo spirito del mondo. E tutto sommato, vado a concludere, abbiamo ancora bisogno di credere negli eroi immaginari, quelli che rappresentano degli alti ideali, abbiamo bisogno di queste personificazioni. Quindi la guerra può conservare il suo fascino, quel fascino dei libri di epico, appunto, come nei poemi omerici. Possiamo ancora suonare la sinfonia eroica, non dedicata a Napoleone, ma in attesa del sovvenire di un grande uomo. Però dobbiamo essere cauti quando ci capita di cedere al fascino di qualcuno che si presenta come un eroe. Se qualcuno dice io sono un eroe, sto combattendo come un eroe, abbiamo molte cautele, cerchiamo di essere cauti. Beethoven amava l'arte, amava la natura e amava anche gli uomini e aveva capito di diffidare degli eroi dopo aver preso anche lui la sua cantonata prima di molti altri. Grazie.